Salve a tutti! Con l'approvazione della legge di bilancio è diventata ufficiale la proroga al Superbonus 110 e sono diventate ufficiali tante piccole modifiche che vi ho già anticipato nel precedente video. All'interno di questo video però, il primo di una serie di video di approfondimento dove andrò a sviscerare punto per punto tutte le modifiche, parleremo dell'argomento che ha destato più interesse e di quello che parallelamente ha anche evidenziato più perplessità, ossia la proroga senza vincoli per ciò che riguarda le opere di demoricostruzione su edifici funzionalmente indipendenti. Dove c'è scritto nella legge di bilancio? Ma è davvero proprio così? Perché Davide, sei solo tu che parli di questa proroga per le unifamiliari che fanno demoricostruzione. Ovviamente la situazione è più complessa ed è per questo che vi ho voluto dedicare un video di approfondimento. Se non vuoi perderti altri video di approfondimento che usciranno su tutti gli aspetti della nuova legge di bilancio, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Se no, mettiti comodo, non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Nei commenti all'ultimo video dove andavo a descrivere quelle che sono state le principali modifiche presenti all'interno della legge di bilancio, mi avete fatto notare in tanti che l'informazione relativa alla proroga senza vincoli per tutto ciò che riguarda le opere di demoricostruzione non trovava granché fondamento. Infatti, letteralmente, tanti mi dicevano: Davide, ma solo tu ne parli, nessun altro ne parla. E mi fa piacere riscontrare che ci sono altri colleghi rinomati, come l'ingegner Pagliai, che saluto, che hanno posto l'attenzione su questa modifica presente all'interno della legge di bilancio, evidenziando quelli che possono essere gli aspetti critici per ciò che riguarda la sua interpretazione. Colgo l'occasione però per scusarmi per le informazioni poco chiare e forse nebulose relative alla proroga fino al 2025 per tutti i comuni colpiti da eventi sismici negli ultimi anni. Vi ho mostrato la cartina di un pezzo d'Italia, ma in realtà sono state più di una le zone colpite da sismi dal 2009 ad oggi, quindi ovviamente mi sembrava corretto però fare questo chiarimento. Detto questo, partiamo andando a leggere il comma 8 bis dell'articolo 119, quindi l'articolo dedicato al super bonus 110. All'interno di questo comma troviamo tutte le informazioni principali sulle scadenze temporali relative alle opere del super bonus 110, suddivise ovviamente per categorie di edifici. Andando a leggere, infatti, troviamo: per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera A e dai soggetti di cui al comma 9 lettera D bis. Quindi andiamo velocemente, comma 9, lettera A e lettera D bis. Lettera A abbiamo: dei condomini delle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 o 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Quindi abbiamo la prima macro categoria di interventi, ciò che riguarda edifici da 2 o 4 unità immobiliari e i condomini. Infatti gli edifici funzionalmente indipendenti, gli edifici unifamiliari, sono nella lettera B, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10. Mentre il comma D bis fa riferimento alle ONLUS, infatti abbiamo dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS, di cui l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 97, eccetera, eccetera. Quindi non tutte le ONLUS, solo una sottocategoria delle ONLUS, descritte dagli articoli normativi. Sinceramente non li conosco e non voglio impelagarmi in una normativa che non conosco. Quindi, tornando al comma 8 bis, abbiamo che interventi sui condomini, su edifici da 2 o 4 unità e per le ONLUS, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, quindi tutte queste opere comprese, e arriva al punto importante: compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui l'articolo 3,1 lettera D del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380. All'interno di questa frase troviamo un riferimento ben chiaro, ossia l'articolo 3,1 lettera D del testo unico dell'edilizia, con tutti i relativi aggiornamenti. Attenzione, si parla di demoricostruzione in riferimento alla lettera D, quindi non tutte le opere lettera D. Andiamo quindi a leggere l'articolo 3,1 lettera D del testo unico dell'edilizia. Lettera D. Interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere. Ma ci interessa focalizzarci sulla parte relativa alla demoricostruzione. Nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti e sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Quindi le opere di demoricostruzione, ma anche qui
affidatevi sempre a un tecnico, perché la definizione può essere soggetta a interpretazioni, si può sconfinare sulla ristrutturazione pesante, lettera E, e quindi lì non ci sarebbe la proroga. Ma se noi andiamo a rileggere bene il comma 8 bis, leggiamo che gli interventi, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. Quindi possiamo parlare della singola unità immobiliare all'interno dello stesso edificio, quindi dell'edificio funzionalmente indipendente, compresi quelli effettuati su edificio oggetto di demolizione e ricostruzione di cui l'articolo 3,1 lettera D. Per queste categorie poi dobbiamo capire se possiamo considerare l'edificio funzionalmente indipendente che fa demo ricostruzione all'interno di questa caratteristica, di questa definizione, ma lo commentiamo tra poco. Abbiamo la proroga, infatti c'è scritto che la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110% per quelle che sono sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute entro il 2024 e 65% per quelle sostenute nel 2025. Successivamente il comma prosegue andando a definire le altre proroghe. Per gli interventi effettuati su unità dalle persone fisiche di quel comma 9, lettera B, quindi edifici funzionamenti dipendenti, per intenderci, la detrazione del 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. E poi dopo abbiamo la proroga per le case popolari. Ora è nostro compito commentare e cercare di interpretare quello che è l'articolo 119,8 bis. Ci sono letteralmente due posizioni. La prima corrente di pensiero esclude gli edifici funzionalmente indipendenti. Perché? Perché all'inizio del periodo si parla principalmente di condomini e di edifici da 2 o 4 unità immobiliari. E quindi si intende, questa prima corrente intende quest'inciso, cioè la demo ricostruzione, ricompreso all'interno delle opere per i condomini e per gli edifici da 2 o 4 unità immobiliari. È un'interpretazione ovviamente molto più tutelativa e molto più limitante. Ma io mi chiedo, ma aveva senso inserire questa evidenza all'interno del comma? Perché oggettivamente, di per sé già le opere di demo ricostruzione sono soggette a superbonus 110, ok? Non c'è un'esclusione di queste opere, ok? L'unica differenza relativa al superbonus è sul massimale del fotovoltaico, che ho già approfondito in un video, quindi la differenza tra una lettera C e una lettera D del testo unico dell'edilizia che fa aumentare o abbassare il massimale del fotovoltaico. Però di per sé nessuno penso che, ah no, la demo ricostruzione non era compresa, ok? Per questo mi fa strano. La seconda corrente di pensiero, quella in cui mi ritrovo, è anche focalizzata e si basa su un'interpretazione legata anche a quella che è stata la prima bozza della legge di bilancio che vi ho commentato un paio di mesi fa. All'interno di questa bozza trovavamo una proroga differenziata per tutti coloro che avevano iniziato le opere di demo ricostruzione con una CILA o comunque un cantiere entro il 30 settembre 2021. Quindi c'era ovviamente da parte del legislatore un discernimento nel comprendere che il sale al 30 entro giugno per chi deve fare un intervento invasivo come una demo ricostruzione sarebbe stato poco realizzabile, poco fattibile. Infatti all'interno di quella bozza si dava una proroga maggiore a tutti coloro che avevano iniziato un'opera invasiva entro settembre, perché sappiamo che i tempi sono molto più lunghi. Seguendo quella che fu la logica presente all'interno di questa bozza, io mi posso esporre nel dire che secondo me, sono ovviamente passibile di errore, sia chiaro, le opere di demo ricostruzione, ivi comprese anche quelle su edifici funzionalmente indipendenti, perché si parla di condomini o persone fisiche, realizzate all'interno di condomini o di edifici. La distinzione sta proprio nel fatto che, secondo me, si può essere l'abbinamento persone fisiche, edificio e quindi edificio funzionalmente indipendente. Sì, è chiaro, è una zona grigia, si tratta di aspettare un interpello dell'Agenzia delle Entrate o dell'Enea che vada a chiarire in maniera univoca se le opere di demo ricostruzione su edifici funzionalmente indipendenti siano ammesse a questa proroga lunga del super bonus o debbano anch'esse ottenere un sale al 30% entro giugno per poter avere la proroga fino a fine anno. Se sei un tecnico, un ingegnere, un geometra, un architetto esperto in materia super bonus, fammi sapere la tua nei commenti, qual è la tua posizione, se sei più della prima corrente, quindi dove si escludono gli edifici funzionalmente dipendenti per ciò che riguarda la demo ricostruzione per la proroga lunga, oppure se sei della seconda corrente, quindi se sei più concorde con quella che è la mia posizione. E ovviamente cerca di argomentare all'interno del commento, proprio per cercare di creare un dialogo, un confronto che possa fruttare il più possibile. Spero che questo primo approfondimento sia stato per te utile. Prossimamente arriveranno gli approfondimenti relativi alle scadenze, ai nuovi massimali e a tanti altri piccoli aspetti relativi alla nuova legge di bilancio Superbonus 110.
Ti anticipo che in previsione la pubblicazione di una guida aggiornata dedicata al Superbonus 110. Se non te la vuoi perdere, iscriviti al canale e mettiti in lista d'attesa, trovi il link in descrizione e qua nelle schede. Fammi sapere cosa ne pensi e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!